Ciao, sono Matteo Pedrini, io sono professore all'Università Cattolica e da sempre studio la sostenibilità in azienda. Ed è proprio il tema che affrontiamo oggi insieme. Andiamo quindi a capire come un concetto che non è proprio semplicissimo e che dobbiamo almeno capire che cosa significa per cominciare ad affrontarlo, che è la sostenibilità, si dettaglia come viene implementato, che cosa vuol dire dentro un'azienda. Quindi il cammino di oggi insieme è capire cos'è la sostenibilità, capire cos'è la sostenibilità in azienda e quindi poter avere un'idea di cosa vuol dire per un'azienda cercare di essere sostenibili. Questo è il cammino che ci aspetta oggi insieme. Dobbiamo quindi partire cercando di capire insieme che cos'è la sostenibilità. Sostenibilità è una parola che richiama l'idea del tempo. Cioè una cosa si può sostenere quando si riesce a tenere. Pensiamo a una bottiglia, la bottiglia la sostieni, la tieni, quando la porti all'altezza della tua spalla e la tieni lì per un po' di tempo. Questo è sostenere. Quindi la sostenibilità è la capacità di sostenere qualcosa nel tempo. Tipicamente la sostenibilità viene, con questo termine, declinata nella capacità di sostenere qualcosa che è la crescita di un paese, la crescita del mondo anche in un certo senso. Quindi, ciò che è sostenibile è ciò che si può sostenere nel tempo. La sostenibilità è tipicamente concepita e pensata, significa poter sostenere la crescita nel medio-lungo periodo. Medio-lungo periodo vuol dire per qualche anno, per capirci. E cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa è insostenibile se non può durare nel tempo. È insostenibile se io oggi, facciamo un esempio molto pratico, se io oggi, consumo tutta l'acqua del pianeta e poi fra un po' non c'è più acqua e quindi chi viene dopo di me non riesce più a bere, non è sostenibile nel tempo. Quindi questo concetto di sostenibilità trova tante poi declinazioni e queste declinazioni significa che noi dobbiamo pensare che le nostre azioni hanno una conseguenza, hanno spesso più di una conseguenza. E questa conseguenza non deve essere così grave, così pesante, da poter impedire a qualcuno dopo di noi di soddisfare i propri bisogni, di vivere. Quindi sostenere qualcosa nel tempo significa che io quello che faccio oggi, in un certo senso, devo pensare che ha degli impatti che vanno oltre, il momento in cui lo consumo. Continuando ancora con l'acqua. Prendiamo la bottiglia di plastica, beviamo l'acqua. Buttiamo la bottiglia di plastica per terra, quell'azione che per me dura qualche secondo avrà conseguenze per molti anni perché la plastica non si distrugge da sola. Ci vuole tanto tempo perché si distrugga e dura praticamente in eterno, quindi quella bottiglia avrà delle conseguenze. Quindi quando io prendo e butto la bottiglia, bevo, butto la bottiglia, sto facendo qualcosa che non è sostenibile nel tempo. Bene, cosa vuol dire poi sostenibilità? Quali sono le varie aree che si guardano quando si cerca di capire se qualcosa è sostenibile? Tipicamente la sostenibilità significa avere qualcosa che riesce a rispettare e mantenere questo equilibrio, quindi la possibilità che le cose possano essere fatte per tanto tempo, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico. Adesso andiamo a capire cosa vuol dire tutte queste cose. Quindi una cosa che è sostenibile significa che può durare nel tempo, può essere fatta nel tempo, possiamo farla per molto tempo, reggerla per molto tempo e possiamo reggerla sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista economico. Che cosa vuol dire? Partiamo da quella un po' più semplice, sostenibilità economica. Vuol dire che noi facciamo qualcosa che ha delle conseguenze economiche e noi siamo in grado di sopportare queste conseguenze economiche nel tempo. Non è sostenibile, per esempio, se una persona va a comprare un'automobile, fa un finanziamento che comporta una rata di 600 euro al mese e quella persona sa che guadagna 500 euro al mese, che gli entrano 500 euro. Questa cosa non è sostenibile dal punto di vista economico. Vuol dire che entrano 500 euro e devo uscire 600, prima o poi non riuscirò più a pagare le rate e non riesco a sostenerla dal punto di vista economico. Qualcosa sostenibile dal punto di vista sociale vuol dire che ciò che io faccio ha degli impatti sulla società. Quando parliamo di società, vuol dire che parliamo delle persone che ci stanno intorno, parliamo delle persone che vivono nel nostro paese, nella nostra città, nei nostri vicini di casa, parliamo
della nostra nazione, ma perché no, parliamo anche del mondo. Cosa vuol dire che qualcosa sia sostenibile dal punto di vista sociale? Vuol dire che qualche azione che io sto compiendo ha delle conseguenze che non portano dei danni significativi, che durano per molto tempo, alle altre persone che condividono con me la vita su questo pianeta. Per cui è sostenibile che noi consumiamo molto più cibo di quanto ne abbiamo bisogno, perché una parte la buttiamo via e allo stesso tempo abbiamo da qualche parte persone che non hanno la possibilità di avere del cibo? È sostenibile dal punto di vista sociale questa cosa? Sembrerebbe di no. Sarebbe più sostenibile se il cibo fosse distribuito in modo adeguato, senza sprechi da una parte e con più disponibilità dall'altra. Sostenibilità ambientale cosa vuol dire? Vuol dire che noi comunque, al momento in cui facciamo qualcosa, le nostre azioni quotidiane, pensiamo alla mattina che ci alziamo e laviamo i denti, che di solito è una buona pratica da tenere, laviamo i denti, almeno io ne insegno ai miei bambini, laviamo i denti, al momento in cui laviamo i denti, utilizziamo il dentifricio, utilizziamo l'acqua e lo faccio ovviamente. Bene, nel momento in cui noi facciamo questa attività, stiamo compiendo un'azione che consuma qualcosa, consumiamo l'acqua. Consumiamo lo spazzolino che tipicamente è di plastica, consumiamo il dentifricio che ha delle materie prime che lo compongono, quindi ciò che compone il dentifricio, più l'involucro di plastica. Vuol dire che dopo colazione stiamo consumando risorse e stiamo producendo dei rifiuti. Cosa vuol dire sostenibilità? Vuol dire che facendo quell'azione noi abbiamo un impatto sull'ambiente. Bene, quell'impatto sull'ambiente dovrebbe essere sostenibile ed è sostenibile quando il mio impatto non è così pesante, così grave, da non permettere che queste risorse si rigenerino. Cosa vuol dire? Io consumo un litro d'acqua? Quando io consumo un litro d'acqua devo pensare, bene, ho consumato un litro d'acqua, ne consumerò un altro litro domani mattina. Esiste la possibilità per questo pianeta di creare un litro di acqua potabile nell'arco della giornata perché io domani posso ancora lavarmi i denti e quindi l'acqua che abbiamo a disposizione rimanga stabile? Questo vuol dire essere sostenibili. Quindi la sostenibilità è questo difficile equilibrio tra aspetti economici, ambientali e sociali. Perché è difficile? Perché non sempre queste cose sono d'accordo una con l'altra, a volte sono in conflitto. La sostenibilità economica vuol dire, per esempio, che se nel momento in cui io riesco a ridurre i costi con cui che io ho per produrre un bene, io ho un vantaggio economico. Ma questa riduzione a volte significa utilizzare delle materie prime che non sono proprio compatibili con l'ambiente. Oppure produrre un prodotto che costa poco, magari vuol dire farlo in alcuni paesi dove non si rispettano in modo particolarmente attento i diritti umani delle persone. Per cui avrete sentito, diciamo, se sei giovane, magari hai sentito che in passato Nike ha avuto uno scandalo perché producevano i palloni e facevano lavorare i bambini. Perché lo facevano? Perché i bambini costavano poco. Però questo portava un vantaggio economico, dall'altra parte era sostenibile dal punto di vista sociale, visto lo scandalo e l'opposizione che si è alzata verso questa società nel passato, non lo era, no? Evidentemente non lo era. Quindi essere sostenibile vuol dire guardare le cose nel lungo periodo e significa riuscire a mettere insieme con difficoltà aspetti economici, ambientali e sociali. Quindi significa poter permettere una crescita, perché si vuole anche essere stare meglio, quindi anche come paesi, una crescita ma che sia rispettosa di questi tre aspetti e non solo dell'aspetto economico. Cosa è successo in passato? Che in realtà, quando noi abbiamo valutato se i paesi crescevano, se le aziende stavano bene, guardavamo solo l'aspetto economico e non guardavamo gli altri due. Questo ha creato delle enormi distorsioni. Qualche risultato lo vediamo adesso. Il nostro pianeta si sta scaldando. Sta scaldando, per cui nascono dei fenomeni che prima non c'erano, nascono delle specie di tempeste tropicali in Italia, piogge improvvise, quelle che noi chiamiamo bombe d'acqua, ghiacciai che si sciolgono. Dal punto di vista ambientale ormai è evidente che le conseguenze dell'attività dell'uomo, l'attività che viene chiamata antropica, quindi dell'uomo, spesso legati alla voglia di crescere, star meglio dal punto di vista economico, hanno avuto degli impatti negativi, così come anche dal punto di vista sociale. Penso che siamo tutti al corrente che non tutte le persone di questo mondo riescono a sfamarsi in modo adeguato, non tutte le persone hanno la possibilità di andare a scuola. Quindi ci sono ancora delle significative conseguenze di una crisi economica che era
solo economica, non attenta al resto. A un certo punto si è cominciati a interrogarsi se questa crescita economica fosse così interessante o se non è più interessante avere una crescita che rispetta tutte queste tre dimensioni, e si è posti come obiettivo quello di cercare di andare verso una crescita che fosse capace di essere sostenibile. Quando dico ci si è posti, non è in termini astratti, vuol dire che le nazioni, i nostri governanti, si sono cominciati a interrogare sul fatto se la crescita economica, esclusivamente economica, sia interessante o sia interessante di più una crescita ambientale, sociale ed economica un po' più equilibrata. Da qua nascono alcune iniziative che nascono tutte dalle nostre istituzioni. Una che penso che conosciate, che penso che conosci, scusami, che conosci, che hai in mente, sono i Sustainable Development Goals. Allora, fondamentalmente, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, ok? Che cosa sono? Sono 17 obiettivi che le nazioni hanno concordato di darsi nel tempo e che dovrebbero essere dei grandi obiettivi che rendono il nostro sviluppo economico, la crescita del mondo più sostenibile, ovvero non solo economica, ma anche attenta alla società e all'ambiente. Questi grandi 17 obiettivi poi hanno dei sottoobiettivi, ci cioè sono tante piccole, in realtà non sono piccole, tante azioni più piccole che devono essere raggiunte. Però fondamentalmente che cosa si vorrebbe fare? Adesso non li spiegherò tutti, non te li spiego tutti perché magari li conosci anche. Però di fatto un esempio di come questo sviluppo sostenibile voglia dire stare attento all'ambiente, alla società, lo troviamo ben codificato, ben descritto in questi 17 obiettivi. Ma guarda per esempio il primo in alto a sinistra. Togliere la povertà, eliminare la povertà. Un obiettivo. Evidentemente questo fa parte di quella bolla che vedevamo prima, che è quella sociale. Ridurre, in questo caso ridurre, eliminare la povertà nel mondo, per cui far sì che paesi in cui il reddito pro capite è molto basso, abbiano, parliamo di dollari, sono decine di dollari quando va bene, il reddito giornaliero, possono emanciparsi e avere la possibilità di poter soddisfare i propri bisogni grazie a entrate economiche differenti. Guardate anche il numero due, eliminare la fame. So che sembrano obiettivi molto ambiziosi, ma lo sono. Devono essere ambiziosi, vogliono essere ambiziosi, perché vogliono cambiare il modo con cui noi concepiamo il mondo. Guardate anche, molto interessante, il 5, la parità di genere. Mi fa sì che, a prescindere dal fatto che una persona nasca, uomo o donna, possa avere la stessa opportunità, le stesse opportunità, cosa che non è ancora perfetta, ma in Italia ci stiamo muovendo ad ampi passi, in Europa stiamo muovendo ad ampi passi, ma ricordiamoci che c'è tutta una parte del mondo dove questa parità, questo equilibrio, quindi trattamento tra uomo e donna è ancora molto lontano dall'essere una realtà. Abbiamo poi, se vedete, anche obiettivi di tipo ambientale. Guardiamo per esempio il 13. Intervenire per far sì che l'attività dell'uomo, spesso, che spesso poi lo vediamo dopo, si svolge all'interno delle aziende in cui noi produciamo beni o servizi, vogliamo vendere beni o servizi per poter soddisfare i bisogni, lo faccio nel rispetto di quello che è il clima del mondo, l'ambiente. Per cui lavorare insieme per far sì che non si surriscaldi eccessivamente il mondo. E quindi non ci siano quei fenomeni perché ci sono le tempeste tropicali, bombe d'acqua, non ci sia lo scioglimento dei ghiacciai, per cui la vita umana riesca a continuare come l'abbiamo vista fino adesso. Guardate il 14. Tutelare fondamentalmente la vita marina. Su questo ultimamente si stanno facendo molti passi. Magari avete visto anche qualche notizia telegiornale in questi giorni di pescherecci che si stanno un pochino rivoltando all'ipotesi che la pesca a strascico non sia più permessa, quella pesca in cui si vuota le reti, si tira, quello che cade dentro si tira fuori dall'acqua e evidentemente muore, e una parte di questa è un pesce di cui non interessa niente a nessuno, e una parte di questi invece sono i pesci che si volevano pescare. Muoversi quindi da una pesca che è una pesca a strascico, una pesca selettiva, cioè prendo il pesce, lo pesco, se non è il pesce che mi interessa lo rimetto nel mare. Oppure ancora andare a pescare una quantità di pesce che sia sostenibile, come ricordate, dicevo prima, quando accendete l'acqua la mattina, pensare che da quell'acqua lì si deve rigenerare. Bene, stessa cosa con i pesci. Pesco tonni in misura tale che
i tonni esistenti possono continuare a fare uova, fare nuovi tonni e quella che è la popolazione dei tonni mondiali non rimanga stabile o torni a fiorire. Gli obiettivi sono tanti, però questa è la natura di questi grandi obiettivi della sostenibilità, di definire delle sfide che sono delle sfide per delle nazioni e queste nazioni hanno l'obiettivo di contribuire a raggiungere questi obiettivi. Cosa succede poi? Succede che arrivano le aziende. Cosa c'entrano le aziende con gli obiettivi? Gli obiettivi che noi vediamo sono obiettivi che riguardano una nazione, cioè la povertà non è il compito di un'azienda, è il compito di una nazione. Però capite bene che per raggiungere l'eliminazione della povertà, le aziende, che sono fondamentalmente organizzazioni che combinano tra di loro le persone, i soldi, gli impianti produttivi, i macchinari, hanno quelle che si chiamano risorse, le combinano tra di loro per produrre qualcosa che può essere un prodotto, può essere un servizio, un'azienda, il panettiere da cui comprate il pane la mattina o la focaccia, compri il pane, la focaccia, quello che compri. Un'altra azienda è il bar a cui fa l'aperitivo, che posso mangiare in questo momento, ma spostiamoci su altri esempi. Un'azienda è l'azienda che produce i libri di testo per andare a scuola, un'azienda è quella che la TM che fa i trasporti a Milano, tutte aziende, bene, che organizzano persone, risorse, hanno quindi un ruolo nell'attività produttiva. Capite che se vogliamo raggiungere, prendo un esempio numero 5, la parità di genere, la parità di genere vuol dire anche che quando uno va a lavorare, indipendentemente se è uomo o donna, ha la stessa opportunità di fare carriera, quindi le aziende hanno certamente un ruolo. Qui cosa succede? Succede che quel tema di cui stiamo parlando, la sostenibilità, trova una declinazione all'interno delle aziende, cioè viene applicata anche alle aziende. E le aziende sempre più parlano di sostenibilità aziendale. Cosa vuol dire? Di avere un modo di lavorare, un modo di organizzarsi, un modo di prendere le scelte, di guardare anche i propri risultati, cioè che cosa si è riuscito a realizzare durante un anno, che tenga conto del fatto che quello che fa l'azienda possa essere sostenuto nel tempo. Questo termine, sostenibilità in azienda, vuol dire quindi applicare il concetto della sostenibilità che abbiamo visto essere tre bolle nelle aziende. Stessa cosa. Le aziende dovranno avere un equilibrio economico, dovranno avere un impatto buono sulla società e dovranno avere un impatto buono sull'ambiente. Cosa è successo? Che nell'implementare, nell'adattare questo tema nelle aziende, questo tema ha assunto un nome un po' particolare. È un acronimo in lingua inglese che normalmente potrete sentire pronunciato semplicemente come ESG, ESG, ESG in inglese. Lo vedete qui per environmental, ambiente, sociale e governance, che adesso andiamo a approfondire cos'è. Partiamo quindi da capire governance. Governance fondamentalmente significa quell'insieme di regole che ci sono in un'organizzazione, in un'azienda, che stabiliscono chi ha il potere di decidere, come si fa a decidere, quando si decide. Questo tipicamente succede perché? Perché magari abbiamo un'azienda che è grande, pensiamo a Eni, Enel, Tesla, Apple, azienda enorme, che a questo punto tanti persone che sono proprietari di quell'azienda, che si chiamano azionisti, e bisogna far sì che in alcuni casi milioni di azionisti possano in qualche modo mettere in condizione chi governa l'azienda di prendere decisioni. Quindi si creano queste regole di governo, che si chiamano appunto governance. Vuol dire che c'è un documento che spiega, quando c'è da fare un investimento per nuovi macchinari, questa decisione può prenderla quella persona che riveste questo ruolo. Se l'importo dell'investimento sopra una certa cifra sono cose un po' noiose, però che sono indispensabili alla vita dell'azienda. Bene, anche in questo insieme di regole ci sono aspetti che hanno una valenza di sostenibilità. Per esempio, pensiamo a un'azienda che ha delle regole che impediscano, sono costruite per far sì che non si possano verificare dei fenomeni di corruzione. Cosa vuol dire fenomeni di corruzione? Vuol dire che un lavoratore della nostra azienda decide di dare qualche soldo a qualcuno di un'altra azienda, corrompendolo, perché ci faccia un favore alla nostra azienda. Per esempio,
Dall'altra parte abbiamo qualcuno che compra le penne, noi siamo la BIC, facciamo corruzione se un nostro lavoratore dà dei soldi a chi compra le penne dall'altra parte perché compra le penne BIC. Essere sostenibili vuol dire anche essere attenti a queste cose un po' più etiche, un po' più di, anche, in questo caso è anche un reato, però di valore all'interno dell'azienda. Vedete per esempio un termine un po' strano all'interno, il quarto pallino sulla destra, whistleblowing. Cosa vuol dire questo problema? Vuol dire fischiare, diciamo, soffiare nel fischietto, come fa quando c'è il fallo che l'arbitro fischia. Cosa vuol dire? Vuol dire fischio perché vedo qualcosa che non va bene. Vuol dire che creare dei meccanismi in azienda per cui se qualcuno vede qualcosa che non va bene, può soffiare il fischietto e segnalare un problema. Siamo in ufficio, io vedo che un mio collega ha un comportamento che non è tanto carino verso un collega o una collega. O mi accorgo che sta facendo cose strane, quindi potrebbe essere qualcosa di corruzione, il whistleblowing. Vuol dire, ho la possibilità di segnalare che ho visto questa cosa in modo anonimo, qualcuno che poi fa le verifiche. Quindi vuol dire mettere in piedi un sistema di regole che permetta di operare in modo adeguato. Ma vediamo le dimensioni ambientali. Spostiamoci a sinistra. Vi ricordo, stiamo vedendo quello che è l'acronimo ESG, Ambiente, Società e Governance, che è come si guarda la sostenibilità all'interno di un'azienda. Che cosa può fare un'azienda per essere sostenibile? Può essere attenta a come consuma le materie prime. Siamo un'azienda che siamo un ristorante. Essere attenta alla sostenibilità vuol dire essere bravi a utilizzare bene le risorse che abbiamo a disposizione. Per cui se noi prendiamo il cipollotto, un pezzetto lo usiamo per cucinare, un altro pezzetto lo usiamo per fare il brodo, ma non buttiamo via le risorse. Questo è il ristorante, ma pensiamo a un'azienda che produce automobili e magari riesce a creare, come stanno facendo tante aziende adesso dell'automobile, creare i cruscotti, quindi quella parte che abbiamo davanti dove c'è attaccato il volante di plastica, con prodotti che non sono plastica, ma è plastica riciclata, è una materia prima che è più compatibile con l'ambiente. O pensiamo a chi fa diciamo, delle produzioni che sono legate e che comportano il consumo di tanta acqua e lavora per ridurre l'acqua che consuma in produzione. Pensiamo chi produce la birra, chi produce la birra utilizza molta acqua, non solo l'acqua proprio per fare la birra, ma anche l'acqua che serve per raffreddare gli impianti di produzione. Un'attenzione alla gestione dei rifiuti. Le aziende possono stare attente a gestire i rifiuti, o magari scoprire anche che quelli che loro pensavano rifiuti sono qualcosa di interessante per altre aziende, sono materie prime per altre aziende, che possono, per esempio, utilizzare gli scarti di lavorazione dei tappeti, capisci, o della moquette per produrre tessuti, nuovi tessuti, per produrre abbigliamento. Ma pensiamo al consumo dell'energia. Un'azienda può decidere di utilizzare energia che deriva da cosiddette fonti rinnovabili, quindi da pannelli fotovoltaici, impianti eolici. In fondo poi vedete qua due punti un po' particolari che sono il trattamento degli animali e la biodiversità. Cosa vuol dire? L'azienda può stare attenta a come gli animali sono utilizzati nel loro processo produttivo. Non so se avete visto qualche scandalo legato a come vengono trattate a volte le oche quando si fanno i mini doc, quando comprate la giacca con dentro le piume d'oca, oppure la produzione, scandalo sulla produzione del foie gras, quindi il patè di fegato d'oca, o la produzione dei nuggets, quelli che si mangiano a McDonald's. Ci sono alcuni trattamenti di animali che proprio così attenti non sono. La biodiversità significa che le aziende devono stare attente a far sì che tutta quell'insieme di vita animale varia che esiste venga tutelata. Per cui non che tramite le mie attività, per esempio pesco il tonno, io sto pian piano sterminando una razza di tonno, perché non do il tempo, dicevo prima, al banco di tonno, ai banchi di tonno di ripopolarsi. Aspetto sociale, ci stiamo spostando nel mezzo. Per esempio, qua faccio alcuni esempi. Diritti umani. Allora, in Italia, rispetto ai diritti umani, è qualcosa che è dovuto per legge, ma non è così dappertutto. Avrete avuto voi l'esperienza di comprare qualche vestito e magari guardare dove vengono prodotti, avete trovato delle etichette, prodotto in Sri Lanka, prodotto in Bangladesh, dove la tutela dei diritti umani è molto più bassa, quindi i diritti umani non vengono tutelati, produrre costa di meno e quindi si sfrutta un po' questa possibilità di produrre costi più bassi. Alcune aziende cercano di tutelare i diritti umani anche in quei paesi, per cui
vanno a produrre in Bangladesh, però lo fanno garantendo i diritti umani che sono garantiti anche in paesi nostri. Ma senza andare su queste cose che sono, diciamo, palesemente evidenti come cose che non sono sostenibili nel tempo, parliamo di, per esempio, di gestione di quella che è la salute e sicurezza. Anche qui sentirete ogni tanto telegiornale o spero non diciamo, collegamenti diretti vostri, persone che hanno infortuni sul mondo del lavoro, alcune volte anche mortali. Queste sono conseguenze negative di un'attività economica aziendale che devono essere evitate. E le aziende devono investire in salute e sicurezza, tutelare la salute dei lavoratori e farli lavorare in modo sicuro che non si facciano male. O ancora, vado su un altro tema, la formazione. Per un'azienda essere sostenibile significa far sì che le persone abbiano la possibilità di crescere, di svilupparsi, di imparare sempre di più. Per cui arriva qualcuno che sa fare qualcosa, quando comincia a lavorare in azienda, se c'è una possibilità di essere formato, di crescere, di svilupparsi, pur mentre continua a lavorare in azienda. Questo vuol dire, sono esempi di cosa vuol dire per un'azienda cercare di essere sostenibile. Ma perché le aziende lo fanno questa cosa? Perché le aziende cercano di essere più sostenibili? Possono fare per tre motivi. Il primo motivo è perché al vertice dell'azienda c'è o un imprenditore o un manager, quindi o un proprietario dell'azienda o qualcuno che è incaricato di gestire l'azienda che comunque ha dei valori personali che lo portano a volere, diciamo, rispettare i diritti umani, vuole essere con il suo comportamento. Non chi hanno questi valori, ma chi ce li ha li rispetta per il mondo del lavoro. Per cui io voglio la sera andare a casa e essere felice non solo del fatto che ho guadagnato qualche soldo facendo l'imprenditore, scusami, l'imprenditore, ma voglio essere fiero del fatto che alla fine ho aiutato le persone in modo equo, in modo attento, in modo giusto, rispettando quello che è un desiderio che tutti abbiamo dentro di essere giusti nel nostro modo di operare. Altri lo fanno perché ci vedono un vantaggio economico. Perché? Perché a volte avere un prodotto che è sostenibile ti permette di venderlo a un prezzo più alto. Se io ho uno yogurt che è biologico, sostenibile, fatto in una confezione che è biodegradabile particolare, probabilmente lo posso vendere a un prezzo più alto. Questo è un approccio che viene anche chiamato strumentale, ma fondamentalmente si fa perché si vede un vantaggio economico. Proviamo poi a destra quello che è questo color blu azzurrino. La reazione, cosa succede? Succede che le aziende cominciano a interessarsi al tema della sostenibilità, cercando di fare qualcosa sull'ambiente, sulla società, e qualcosa sulle regole di governo che abbiamo parlato prima. Perché? È perché in un certo senso ricevono, si dice, pressioni dall'esterno, richieste, e lo costringono a farle. Per esempio, nuove normative. Oppure i clienti che cominciano a chiedere di dimostrare che siamo un'azienda più sostenibile, o come sta succedendo sempre di più, perché sono obbligate a raccontare su un documento che si chiama bilancio di sostenibilità come sono stati sostenibili l'anno passato, così come fanno il bilancio per dire quanti soldi hanno speso, quanti soldi hanno incassato, quanti costi hanno avuto, quanti ricavi, quali sono i beni che hanno a disposizione nel bilancio di esercizio, ne fanno anche uno in cui raccontano quanto sono sostenibili, quindi cominciano a dover raccontare all'esterno e si comincia quindi a dover anche interessarsi a fare qualcosa. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se ho qualcuno che me lo chiede dall'esterno, o qualcuno che mi spinge a farlo per normative, che perché io mi metto a fare sostenibilità? Perché ho paura che se io non rispondo ai miei clienti che mi dicono cosa fai in sostenibilità, se non rispondo alle normative, prima o poi qualcuno smette di comprare i miei prodotti, prima o poi qualcuno mi fa la multa, prima o poi qualcuno mi eroga una sanzione. Quindi sono di fronte al fatto che se non faccio qualcosa rischio, ho un possibile danno. E ci troviamo quindi in questa che vedete adesso a sinistra, un possibile approccio, cioè le aziende di fatto a seguito di quei motivi che ho detto prima. Come possono avvicinarsi alla sostenibilità? Lo fanno per evitare danni, per evitare che, siccome non sono attento all'ambiente nei miei impianti produttivi, mi troverò qualcuno davanti al cancello arrabbiato che
perché sto inquinando, mi dici, sai cosa faccio? Ti blocco i camion che entrano e escono, tu non produci più perché stai inquinando. Quindi per evitare di avere qualcuno che mi blocca l'impianto di produzione, quindi ho le macchine ferme, mi tocca pagare lo stipendio dei lavoratori, ma non ho magari la materia prima da lavorare, cosa faccio? Faccio qualcosa. Altri, ci stiamo spostando a destra, lo fanno perché ci vedono l'opportunità di essere differenti dagli altri, di essere un'azienda che agli occhi di chi deve comprare il prodotto sta facendo qualcosa di bello, di nuovo, di carino, di più bello degli altri. Per cui io sono la Apple e ti faccio vedere che nei miei prodotti, oltre che essere molto belli esteticamente, parliamo di software fantastici, tutto perfetto, in più i miei prodotti sono anche compatibili con l'ambiente. Io uso l'alluminio perché l'alluminio è riciclabile. E quindi tu compri un prodotto Apple, costa più caro degli altri, però hai dentro all'interno anche un valore di rispetto dell'ambiente che non che la rende diversa. O altri esempi, pensate anche a Tesla. Tesla vende automobili altamente performanti elettriche con l'idea che l'auto elettrica inquina di meno. E quindi hanno creato questa azienda con l'idea di fare una cosa che è compatibile con l'ambiente e crea valore. O altri casi di aziende che vendono prodotti che hanno la caratteristica di essere realizzati, sviluppati, progettati da persone che sono un po' più svantaggiate delle altre. Per cui siamo una pizzeria e nella nostra pizzeria i camerieri sono persone affette da autismo. Questo è il caso di Pizza Out, una pizzeria che offre un servizio particolare, nuovo, percepito come nuovo, perché? Perché c'è un'innovazione nel modo di fare le cose differenti dagli altri, perché il cameriere è affetto da autismo. E questa azienda, facendo questa attività, che da una parte permette di fare un prodotto diverso, cioè la pizza è pizza, ma il servizio è diverso, e dall'altra parte permette di avere un impatto positivo sulla società, perché stiamo offrendo un'opportunità di lavorare a persone che normalmente questa opportunità fanno fatica a trovarla o non ce l'hanno, non ce l'hanno. Quindi queste qua sono le due aree. O si cerca di evitare qualcuno che ci blocca, le multe, quindi si fa quello che si deve fare cercando di gestire quello che si chiama rischio, o dall'altra parte si cerca di fare cose sociali, ambientali, di governance, per diventare un po' unici, per diventare diversi dagli altri. Questo dentro le aziende, eh? Questo punto cosa comporta? Comporta un cammino delle aziende che, così come le aziende possono essere più o meno bravi nel fare prodotti di un certo tipo, se noi prendiamo ancora esempio ristorante, sempre il ristorante può avere capacità di fare diversi livelli di cucina, noi abbiamo aziende che hanno diversi livelli di coinvolgimento nei fattori temi della sostenibilità. Qui vedete cinque differenti stadi che possono assumere queste organizzazioni, che vanno da un grado in basso a sinistra, che è informale, vuol dire che c'è veramente poco di sostenibilità e quello che è fatto in modo casuale, non è pensato, fino ad aziende che hanno nella sostenibilità, nell'essere sostenibili, qualcosa che è dominante nell'organizzazione, è l'elemento centrale dell'azienda. Per esempio, pensiamo a Patagonia. Patagonia, se lo conosci bene, se no te lo descrivo brevemente, Patagonia è un'azienda che produce indumenti tecnici per gli sport che vanno prevalentemente alla montagna, al surf. È un'azienda che quindi ha la particolarità di volere produrre questi vestiti, queste attrezzature tecniche, senza impattare sull'ambiente, cercando di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente, ma meglio ancora, avendo un impatto positivo. Qui è dominante. Se lavori in Patagonia, devi accettare che prima si difende l'ambiente e poi si vendono i vestiti. Come proprio valore. Tant'è che Patagonia d'estate manda camion con esperti di vestiario sulle spiagge, diciamo, da surf, quindi in Italia ben poche, manda questi esperti a spiegare ai surfisti come si aggiusta una muta. Una volta che ti combatto la muta per andare sulla fare surf di Patagonia, il tentativo di Patagonia è non fartene comprare più un'altra, di usarla il più possibile, quindi non vendertene un'altra. E ti vogliono insegnare come si ripara, ma lo fanno per la moto, ma lo fanno anche per lo zaino. I zaini sono disegnati, zaini da montagna, sono disegnati per far sì che si possano riparare.
andiamo da uno stadio in cui c'è qualcuno che non fa niente, a uno stadio in cui la sostenibilità è proprio parte stessa del motivo per cui l'azienda esiste. In mezzo abbiamo vari approcci, da quello corrente, che è quello che fa qualcosa, quello sistematico, quello che fa tante attività, e quello innovativo, che è quello che cerca di, appunto, di fare qualcosa di nuovo in ambito ambientale e sociale. Questo è un cammino che vuol dire che non tutte le aziende sono uguali. Ne abbiamo qualcuna che è in cima come dominante, qualcuna che è informale. E quindi, quando voi avete a che fare con un'azienda, non pensiate che tutte le aziende sono sempre sostenibili allo stesso modo, ma hanno gradi di investimento di una sostenibilità diversa. Patagonia, un'eccellenza dominante, informale, probabilmente può essere la maggior parte delle aziende con cui tu hai a che fare, per cui da chi ti fa trasporto pubblico del tuo paese, al bar, al ristorante, al campo sportivo, tutto molto informale. Più andiamo verso organizzazioni un po' più grandi, strutturate, più andiamo verso quella parte in mezzo, quella sistemica, cioè che fanno un po' più di una cosa attorno agli aspetti sociali e ambientali di governance. I casi di aziende dominate sono famosi perché quando fanno pubblicità alla televisione si raccontano dicendo che sono l'azienda sostenibile. Lo dicono apertamente. Ultimo passaggio di questo tuffo che stiamo facendo all'interno dell'organizzazione. Una volta che l'azienda ha capito se vuole essere sostenibile perché vuole gestire il rischio o vuole essere diversa dagli altri. E stiamo parlando di un'azienda. Un'azienda significa che deve riuscire a far sì che quell'idea diventi qualcosa di concreto. E se quell'idea diventa qualcosa di concreto e ci chiamiamo Apple, vuol dire che abbiamo qualche migliaio di lavoratori che devono far sì che quella che è un'idea diventi realtà. Se parliamo di un'azienda di medie dimensioni, non sono migliaia di lavoratori. Sono 250, sono 500. Bene, bisogna far sì che quei 500 lì lavorino insieme in qualche modo per far sì che le cose di sostenibilità sociale, mentale, di governance succedano, non rimangano sulla carta. Cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende di solito si organizzano al proprio interno, cioè hanno che ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la persona con cui deve collaborare, che sa che è la persona che chiamiamolo volgarmente il capo, che ha il suo capo. Ci sono delle regole, ci sono dei meccanismi di lavoro insieme, quindi cosa succede? Succede che bisogna organizzarsi. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che impegnarsi a sostenibilità, se guardiamo questo schema che è una specie di imbuto e guardiamo la parte in alto, significa, come vi dicevo prima, che c'è un tema di governance, cioè ci sono delle regole. Okay? E mettere delle regole vuol dire, in azienda, impegnarsi alla sostenibilità vuol dire, primo, che chi comanda e qualcosa di sostenibilità deve saperlo. Non può non sapere cos'è. Quindi c'è un tema di assicurarsi che quelli che sono al governo dell'azienda, quelli che chiamano top manager, proprio perché sono in alto nell'organizzazione, siano competenti, ne sappiano qualcosa. Per cui serve che l'amministratore delegato sappia cosa vuol dire sostenibilità. Poi vedete sotto sulla destra, sistemi di remunerazione. Vuol dire, bisogna far sì che chi lavora in azienda, un pezzettino grande, piccolo, di quello che guadagna, questo pezzettino sia più alto o più basso, a seconda che l'azienda riesca a fare meglio o peggio nella sostenibilità. Si chiama sistemi di remunerazione, come dire, amministratore delegato. Bene, prendi 100, però se vai bene anche in sostenibilità guadagnerai 120 quest'anno. Oppure prendi 100, ma se vai male in sostenibilità ne prendi 80. Guardate a destra, dialogo con gli stakeholder. Cosa vuol dire? Vuol dire che essere sostenibili vuol dire cominciare a parlare con le persone, i soggetti, le organizzazioni che ruotano attorno all'azienda. Come facciamo a pensare di essere sostenibili se abbiamo un impianto di produzione per cibo per animali a Porto Gruaro e non dialoghiamo con le persone che vivono a Porto Gruaro? Il nostro stabilimento inevitabilmente avrà un impatto su quell'area, su quella che chiamiamo quella comunità. E bisogna parlarci con la comunità, bisogna capire che cosa si aspettano da noi, bisogna capire se li stiamo rendendo, se sono soddisfatti, sono insoddisfatti di noi, bisogna parlarci, bisogna dialogare con gli stakeholder. Un secondo passaggio è che poi ci vogliono persone che giorno dopo giorno fanno sì che
si decidono le cose, magicamente succedono. C'è qualcuno che si alza la mattina e fa sì che vogliamo ridurre le emissioni di CO2 perché acquistiamo la corrente non prodotta a carbone, ma con la corrente prodotta con gli impianti eolici. Ci vuole qualcuno che va a cercare una compagnia di energia che possa fornire energia sostenibile, firma il contratto e si cambia la bolletta. Chi fa la bolletta? Però questa qua va fatta. Un esempio sciocco, ma va fatto, va realizzato. Quindi queste persone sono i sustainability manager, quelli che poi abbiamo nella nostra associazione, che chiamiamo sustainability makers, perché sono quelli che fanno la sostenibilità dell'azienda, la rendono vera tutti i giorni. E quindi sono manager, persone che sono dentro un'organizzazione, hanno il compito di sviluppare la sostenibilità dell'azienda, che qui viene rappresentata con un quadratino, politica di sostenibilità. Lo fanno perché hanno un po' di risorse, cioè hanno dei soldi da spendere e hanno delle persone che lavorano con loro e cercano di cambiare le organizzazioni verso qualcosa di sempre più sostenibile. Torniamo alla nostra vecchia pesca del tonno. Vecchia, l'ho citata prima. Pesca del tonno. Dobbiamo far sì che i tonni abbiano il tempo di riprodursi per garantire diciamo, la popolazione di tonni nel mare. E ci vuole qualcuno che definisca quanto pesce possiamo pescare, che controlli che veramente il pesce venga pescato, e a volte pescato nelle misure giuste, e a volte queste cose succedono in paesi anche lontani. Cioè la pesca del tonno non è che avviene solo qua in Italia. La pesca del tonno avviene anche nei Caraibi, avviene anche in Asia. Un'azienda che gestisce la pesca del tonno a livello mondiale ha il problema di garantire che questa popolazione dei tonni venga tutelata e garantita in tutto il mondo, e quindi che i pescherecci che ha in Thailandia devono pescare tonni nella misura giusta. Ci vuole qualcuno che faccia sì che questa cosa succeda. Questo lo fa il sustainability manager, colui che nelle organizzazioni ha il compito di promuovere, spingere, favorire che le aziende siano sempre più capaci di ragionare nel lungo periodo e trovare quell'equilibrio, se ti ricordi la bolla che abbiamo visto all'inizio, sociale, ambientale ed economico, e far stare insieme queste cose. E poi si dettaglia in tutta una serie di attività, iniziative, mestieri che in una sessione di questo corso affronterai in modo indicato. Però è importante capire che dalla sostenibilità concepita come abbiamo bisogno di utilizzare le risorse in modo sostenibile, garantire anche lo sviluppo equo della società e garantire anche una crescita economica del mondo, nascono gli SDGs che hanno questo obiettivo, le aziende possono dare il loro contributo, ma le aziende sono delle organizzazioni che perché le cose succedono hanno bisogno di persone. Queste persone sono i sustainability manager. Quindi, dalla sostenibilità, un concetto complessivo, ampio, a quelli che in azienda, i sustainability manager, fanno sì che la sostenibilità diventi un pezzetto del modo di lavorare dell'azienda, giorno dopo giorno. Spero che questo intervento sia stato sufficientemente chiaro, che quindi l'obiettivo era che tu avessi in mente, finito questo percorso, cos'è la sostenibilità dell'azienda, ma perché no anche cominciare a intuire che in azienda ci sono persone, professionisti, che si dedicano giorno dopo giorno a far sì che un'azienda sia sempre più sostenibile. Grazie.